Con rammarico che il Movimento 5 Stelle si asterrà su questa proposta di legge in materia di agricoltura sociale. Un rammarico dovuto al fatto che è la prima proposta di legge di agricoltura che arriva in aula. E, un rammarico dovuto al fatto che la nostra sensibilità verso l'argomento l'abbiamo più volte esplicitata in commissione e avremmo voluto partecipare alla stesura della legge in maniera più attiva, diciamo. Questa proposta di legge era importante portarla in aula, considerato il vuoto normativo nazionale che abbiamo più volte detto anche durante la discussione degli emendamenti, considerate che le azioni a sostegno dell'agricoltura sociale sono nell'accordo di partenariato, quindi sono incluse nella strategia complessiva di utilizzo dei fondi europei, ma anche e soprattutto per fornire dei criteri omogenei che invece non ci sono stati in questi anni, dato il ritardo con cui questa legge è arrivata in aula, infatti sono passate 2 legislature. Numerose sono state le criticità che abbiamo più volte sottolineato in commissione e anche prima. Innanzitutto abbiamo sottolineato che la maggioranza e il governo in questo caso è rimasto sordo alle nostre critiche, infatti ha sminuito la funzione sociale dell'agricoltura. Sempre che per funzione sociale si intenda l'utilizzo del legame tra la natura e la dimensione produttiva e, come abbiamo detto anche prima, questo dà valore e dignità alle persone in particolari condizioni e con particolari singolari particolarità, quindi in determinate condizioni di disabilità. È noto che la produzione di un bene agricolo è percepita quindi come il risultato di un impegno personale. E questo aiuta le persone ad avere maggior stima di sé, maggior senso di sé, ed è per questo che abbiamo dibattuto tanto sui soggetti beneficiari. Infatti, includere tra i soggetti beneficiari le persone a ridotta contrattualità, quindi, come abbiamo detto nel nostro emendamento, le persone che non hanno un lavoro da 6 mesi, quelle over 50, quelle che vivono da soli, dà a questa legge una forma assistenziale e non più sociale. E inoltre c'è anche il rischio che si utilizzi impropriamente questa legge per reclutare della forza lavoro, tralasciando appunto ogni finalità puramente sociale. Peraltro non ha alcun senso, visto che questa misura è giustamente nel decreto legge 91, il decreto cosiddetto crescita, che all'interno contiene davvero delle misure per rilanciare l'agricoltura e prevede specifiche agevolazioni per chi assume lavoratori che siano privi di impiego regolarmente retribuiti da almeno 6 mesi, che non abbiano un diploma di istruzione secondaria. Perciò con questa legge equipariamo quello che è definito un decreto crescita, quindi che rilancia l'agricoltura, con una legge che va a normare normare il sociale, quindi. Un'altra criticità che abbiamo detto più volte in commissione anche oggi è quella di ampliare non solo i soggetti beneficiari ma anche gli operatori di agricoltura sociale, quindi non solo imprenditori agricoli ma le cooperative sociali. Abbiamo detto più volte non, niente contro le cooperative sociali, ma la nostra proposta considerava operatori di agricoltura sociale solo gli imprenditori agricoli con una collaborazione che risulta indispensabile con altri operatori del sociale come le cooperative sociali, ma rimanendo come soggetto primario l'imprenditore agricolo. Abbiamo proposto anche su questo una mediazione che è stata rifiutata, abbiamo più volte cercato di trovare un accordo che purtroppo, avendo visioni diverse dall'agricoltura sociale, non abbiamo raggiunto. E quindi abbiamo proposto di inserire le cooperative sociali, ma con un fatturato agricolo prevalente. Questo ci sembrava una proposta di buon senso e votabile anche dalla maggioranza, in quanto inserivamo le cooperative sociali come voleva la maggioranza e accontentavamo la nostra esigenza di dare una valenza agricola a questa legge. Anche questo emendamento però è stato bocciato. L'agricoltura sociale costituisce, come è stato detto, un approccio innovativo fondato sull'abbinamento di 2 concetti, l'agricoltura multifunzionale e i servizi sociali assistenziali a livello locale. Da un lato è strettamente legato al carattere multifunzionale dell'agricoltura e corrisponde perfettamente al concetto di sviluppo rurale, e quindi offre agli agricoltori la possibilità di diversificare il loro reddito. Dall'altro apporta anche dei benefici alla società in quanto fornisce a servizi sociali
dei servizi sociali avvalendosi delle risorse agricole e rurali. Quindi considerare operatori sociali anche le cooperative sociali che già beneficiano di numerose agevolazioni e occupano gran parte degli spazi disponibili del terzo settore significa comunque sottrarre una parte importante al comparto primario per diversificare la propria attività ed è per questo che cercavamo di ridurre un po' la platea degli operatori. Inoltre, come è stato detto anche prima, aprire anche alla possibilità di creare delle OP suscita un po' più di una perplessità, soprattutto perché si apre la platea di chi può fare operatori di agricoltura sociale. Quindi le OP sono aggregazioni di produttori che hanno per scopo principale la commercializzazione delle produzioni degli aderenti e che per essere tali devono assumere delle forme giuridiche societarie come disposte dalla normativa in materia di regolazione dei mercati agroalimentari. Costituiscono uno strumento di organizzazione e concentrazione dell'offerta agricola al fine di contrastare la simmetria nel potere negoziale all'interno della filiera alimentare. Questa è la definizione dell'OP e ci risulta difficile immaginarla collegata a una legge che parla di sociale, quindi di inserimento di soggetti svantaggiati. Condividiamo però la necessità di disciplinare con una normativa organica la multifunzionalità delle imprese agricole e magari verrà modificata al Senato, ce la ritroveremo qui in aula se magari i senatori saranno più saggi nel valutare alcune proposte che avevamo proposto qui. E quindi, pur sposando le finalità dell'agricoltura sociale, anzi siamo soddisfatti che sia arrivata in aula una legge che parla di agricoltura sociale, valutiamo troppo importanti le criticità che abbiamo presentato in commissione, che abbiamo presentato come proposte emendative in aula e quindi per questo il Movimento 5 Stelle si asterrà su questa proposta di legge.